Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Presidente Zaia. Orco, quante microfoni che sono oggi, C'è una fungaia, Vabbè, fungaia. Vabbè, insomma. Comunque, no, perché non riesco a mettere la cartea. Vabbè, non c'è più spazio per la cartella. Aspetta, faccio un po' di spazio. Vabbè, ma non... No, spazio, questo lo metto qua. Dobbiamo aspettare la conferenza. Questo tiro più indietro, questo spazio. Lo metto là. Sì. Comunque, io dico solo che questa marea dei microfoni... Ci sono tanti, sì. Dico solo che vuol dire che abbiamo una marea di emittenti che seguono, perché oltre a Mirko del Radio Più, che è stato il pioniere... Che conosciamo tutti, Mirko del Radio solo Più. Vi dico solo una cosa, che Guglielmo Marconi ha inventato Radio Più solo per sentire Mirko... Cosa ha detto? Che Marconi ha inventato la radio. La radio. Esatto. Per sentir Mirko de Radio. Vabbè, addirittura. Ragioniamoci sopra. Ci ragioniamo. Possiamo parlare di... Che abbiamo anche, non so se ave detta. Cosa? RD. Che se Radio Bea e Monea. Radio Bea Monea, Bella e Monella. Bea Monea che ganna rubrica di medicina urea e cistifea. Va bene, c'è poi che radio dimensione. Ah, ma no, ma non era questa? No, infatti c'era no. Questa, e quella lì era bella. No, ho sbagliato. Senta, ma non ce ne frega niente. Se questa. Sì. Se questa, se radio. Allora, poi quella Voglio dire, questa è RD. Ecco, cos'è RDM? Questa è Radio Monea. Bella Monea. Bella Monea. RDM. Bea Monea, che si occupa di cistifea. Eurea, va bene. Eurea. Va bene. Ma ragazzi, mi dicono solo una cosa. Questa è RDM. Chi se ne frega? Ascoltatela, perché è Radio Moeca. Radio la D. Se è l'unica radio crostacea migratoria. Sì. Catedise in tempo reale, traffico delle moeche. Va bene, radio. Che ti può andare a prendere a pascarla. Allora, per chi vuole pascarla. E anche Radio Sole 26 ore. No, 25. Quante sono? 25 ore? Quella verde, c'è scritto 25. Vabbè. 15. No, sì, ma basta che legga, vabbè. Sì, però, Camia, te me fai una cartea con tutte le radio bea. Ma possiamo non parlare della radio? Radio 25 ore, perché qui a... Perché qui al Circolo Polare Veneto il giorno dura un'ora di più. Ma cosa sta dicendo? E poi c'è l'indispensabile. Sì. È vero? Chi? Cosa? Con chi parla? Santan, che te ricordi? Chi è Santan? Che no, è indispensabile Isa Radio. Isa Radio? No, allora, Isa Radio, ascoltate. Che cos'è Isa? Che racconta tutti i pettegoessi della Giudecca. Ah, di a Venezia. Ascoltate Isa Radio. Ascoltiamola. È stata la prima a raccontare che la moglie di Farangion... Chi è? Ha avuto una storia con Mirko de Radio Più. Vabbè, ma non ci comunque, interessa, ma perché no, ma te ricordi, sono tutte cose del territorio. No, adesso vi dirò una roba... Che farà scioccare qualcuno, ecco, perché ho letto su New York Times. Times? New York Times? Mi sveglio alle 5 del mattino per leggere New York Times. New York Times. Io leggo perché New York è un po' a chioggia americana. No, con tutto rispetto per chioggia. Una notizia che parlava di sti servi da coda bianca. È vero. Nello stato dell'Iowa. Iowa sarebbe, vabbè. Iowa. Aia. No. Dello stato dell'I. No. Uaie. Aiowa. Aio. Dicono però. Aia. Faccio lo spelling. Aia. Allora, poi faccio lo spelling. Ecco, bravo. Sono quattro ettere. Esatto. Sono mi, la Iloa. La Iloa. E la Voa. C'è come Illinois. No, I come Illinois. O come Ozion. No, è un'altra cosa. Oia. Io. Allora, non ce la faremo passo mai. Lo spelling dello stato con la O. No. Quattro lettere per cinque. No. O aia aia aia. No. Vabbè, comunque, la notizia che sti servi che hanno il Covid in Ohio, può essere una notizia brutta o se è una notizia bea. Bella. Se è brutta perché uomo può infettare uomo. Certo. Se è bea perché può infettare solo i servi. E infatti. Se è brutta. Se è bea. Che ma notizia o dice Radio Isabea. Che è tutto quel che chiede il giorno, ma anche Radio Pieve Decadore, sua domanda. Ma basta queste radio. Ascoltate Radio Pieve Decadore. Ascoltiamo tutte le radio. Che oltre a chiedere se il tuo giorno sei brutta, sei bea, come sottofondo suona solo Marietta Mona in Gondoeta. Comunque. Sarà Monta, no?
Comunque, a proposito del Pieve da Cadore, vi ricordo che è nata Stefania Costantini. Chi è? Chi è? Che sei certo. Sei campionessa del curling. Ma brava, complimenti. Per chi non sapesse cos'è il curling, è il gioco delle bocce su ghiaccio. Sì, si chiamano stone, sì. A Pieve da Cadore, quando non c'erano ancora le gozze, le bocce noi usavamo il cugino della Spadonte. Ti ricordi? No, perché mi voglio dire una cosa tanto per scherzare un attimo. Ma non c'è da scherzare. Noi non sapevamo, era Spadon sul ghiaccio, no? Usavate e veniva su con tutto il culo rosso. Certo. Com'è che lo chiamavamo? Ah sì, il babbuino del Cadore, perché aveva sto culo rosso. Va bene. Perché erano i pantaloni di Vigogna, no? Che era ancora tecnico, no? Cioè, perché certo. Veniva rosso per il Vigogna. Comunque, basta, a proposito di Olimpiadi, ricordo che le prossime Olimpiadi verranno in Cortina. Perfetto, a Cortina, Milano. Ora Cortina. Sono a Pechino, ma poi verranno qui da noi in Veneto. Esatto, anche a Milano, Anche sì. A Milano, ma anche a Milano se più... Milano è un magazzino per scarponi e sci. No, non sminuisca allora, Milano. Come non così. Paesaggio, passaggio da testimone, sì. Pechino Cortina, sì. Ho dovuto imparare cinese. Già è vero, lei dovrà poi accogliere. Ora vediamo se mi ricordo. Sì. Che cosa? Ka. Cos'è? Mi lasci. Camila. Gai di qui zui. Hao. De el suo ze. Cos'è? Che frase allora, è? Vuol dire. Camia. Sia più brava de collaboratrici de Arizona. Ha imparato una frase perché con Camilla. Esuo se vuol dire ragione. Va bene, ah sì? Ma vuol dire anche biberon. Ma allora, come perché, no? No, le dico, il cinese è una lingua difficile. Ah. Perché zetonae. Ah, dipende zetonae. Da come si pronuncia. Se tu dici ma... vuol dire, scusi signora, ha preso mica il pacco di Amazon che c'era dentro la gondoletta? Ma è sicuro, ma... Ma se tu dici ma... cosa vuol dire? Ciao. Ascoltate la radio, ma... Ascolteremo, va bene. Andateci sotto. Grazie.